Dal 30 settembre al 2 ottobre Ornavasso ospita la 21esima Walsertreffen, il raduno internazionale delle comunità Walser delle Alpi che si tiene ogni 3 anni. Qual è il significato di questo appuntamento? Beh, un appuntamento molto importante perché è l'occasione in cui si ritrovano tutte le comunità Walser italiane, francesi, svizzere, del Liechtenstein e austriache. In Italia questo appuntamento è stato concesso soltanto 3 volte, solo in 2 località, cioè Alagna e Gressoney. Quindi per noi è un evento particolarmente importante, non soltanto per Ornavasso, ma per tutte le comunità Walser del VCO. E Ornavasso si vestirà a festa ed ha approntato una importante organizzazione per accogliere sia le comunità Walser che i tanti visitatori e simpatizzanti. Sì, beh, come dicevo, è davvero importante per noi, è 1 anno e mezzo che ci stiamo lavorando, forse quasi 2. Le persone previste in questi 3 giorni sono circa 10.000, abbiamo 2.000 pernottamenti che ovviamente abbiamo indirizzato sul lago non avendo noi queste strutture, quindi diciamo che è un evento importante per Ornavasso in particolare, ma direi anche per tutto il territorio provinciale. Che cosa ci aspetta in queste giornate? Saranno 3 giornate di incontro con il folklore, la tradizione e la cultura Walser, il venerdì pomeriggio la parte più culturale e l'apertura dei punti degustazione e l'incontro con alcuni gruppi, il sabato una giornata clou perché avremo per tutta la giornata dalle 10 alle 18 la possibilità di vedere le esibizioni dei gruppi nelle piazze di Ornavasso, di degustare i prodotti tipici, di usare le navette per il santuario del Boden, di usare il trenino turistico per il giro turistico in Ornavasso e poi la possibilità di sentire al mattino le poesie in lingua valsa e al pomeriggio 17:30 un concerto polifonico nella chiesa della Guardia. E poi la domenica invece c'è il momento diciamo centrale del Walsertreffen, che è la sfilata dalle 9:30 alla Santa Messa e poi a seguire la sfilata che durerà circa 2 ore, 2 ore e mezza, dove il pubblico potrà partecipare nelle piazze di Ornavasso, nella piazza centrale e lungo la strada provinciale che sarà chiusa nei 2 giorni per assistere diciamo, alla sfilata di oltre 1200 persone in costume, 50 gruppi. Ci teniamo a sottolineare che l'evento è gratuito, che la partecipazione è libera e aperta a tutti e invitiamo però a guardare tutte le informazioni soprattutto per la viabilità e i posteggi sul sito walsertreffen.it.